Carissimi fratelli, carissime sorelle, vi auguro buon Pentecoste e che lo Spirito Santo scenda nella vostra intimità e risvegli tutta la vostra vita e la indirizzi verso la pienezza per mezzo di Gesù Cristo nella vita col Padre. Nella veglia, ieri sera abbiamo fatto uno sguardo, come muoverci in questo quadro della dinamica di tutto l'universo, nella Pentecoste cosmica. Desidero che ciascuno di noi oggi possa entrare nel proprio microcosmo, comprendere come accogliere lo Spirito Santo, come lasciarlo libero agire dentro di noi, come percorrere la nostra vita, nel nostro quotidiano, ad averlo in continuo con noi, come camminare a raggiungere il compimento che nella Pentecoste si è compiuta l'attesa di Israele e nella Pentecoste cosmica si compirà la nostra redenzione. Entreremo nei cieli nuovi, nella terra nuova, dove raggiungiamo la nostra perfezione. Chi ha partecipato già alla Santa Messa, sia corpo nella seguenza che lo Spirito Santo è invocato per riempire il nostro interiore, penetrare tutto, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. E così possiamo vedere tutta la nostra vita nel rapporto con lo Spirito Santo. C'è uno sbaglio su questa strada: indirizzare la mente sulle cose miracolose, grandi, grandiose, a seconda della categoria umana. Perché lo Spirito Santo si è manifestato così, forte, irruente, nella prima Pentecoste, proprio per scuotere l'uomo sordo, cieco, incapace a percepire Dio, a comprendere Dio, a comprendere tutte le opere del Padre che Gesù aveva compiuto davanti ai loro occhi. E difatti anche tanti segni grandiosi compiuti con la potenza dello Spirito Santo nella storia della Chiesa sono rimasti ignorati, non accolti, per la incapacità e
e mancanza della volontà di aprirsi allo Spirito Santo. Il più grande dono che noi abbiamo è la nostra vita. Allora, il più grande dono che è lo Spirito Santo ci può dare è la nostra vita trasformata a immagine dei figli di Dio. E questo non può avvenire in un attimo, in una manifestazione miracolosa. Possono essere date le grazie, ma il percorso di trasformazione è come la crescita di un uomo dal grembo materno, poi attraverso le sue scelte libere fino alla maturazione definitiva. Perciò desidero che oggi possiamo calarci dentro e prendere un atteggiamento di cogliere la presenza dello Spirito Santo, che ovvio in questa festività si manifesta più potentemente anche a ragione delle nostre preghiere, delle nostre rinunce, di tutto il popolo di Dio. Però lo Spirito Santo è presente in noi in continuo, ci precede, ci accompagna, ci guida e ci porterà per mezzo di Gesù Cristo a una vita perfetta in Dio, nella creazione nuova. Abbiamo prima Pentecoste descritta negli Atti degli Apostoli, però abbiamo un'altra descrizione di San Giovanni nel Vangelo, che comunemente si chiama la Pentecoste Giovanea. Gesù si è presentato semplicemente davanti agli Apostoli. Ha penetrato le porte chiuse, però ha penetrato i cuori. E ha detto pace a voi, non ha fatto altro miracolo. E i discepoli gioirono a vederlo, a toccarlo, a osservarlo. Nella descrizione di San Giovanni, questo non è una visione, è un'apparizione del risorto che dona lo Spirito Santo ai discepoli. Ma i discepoli dopo dovevano accogliere lo Spirito Santo, custodirlo, partecipare alla sua azione. E questo è il percorso della Chiesa, della santità, di tutti i santi, di tutto il popolo santo di Dio. Non c'è altra strada. San Paolo scrive ai Corinzi nella prima lettera: nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Il contesto è questo. Nella Chiesa di Corinto
si manifestavano tanti carismi. E questi carismi, o meglio, i cristiani che ottenevano carismi si scontravano uni con gli altri, si dividevano, incorrevano nella immoralità, diventavano prepotenti. Allora tutti questi segni sono i segni che lo Spirito Santo non poteva agire nelle persone. Le manifestazioni straordinarie in certi carismi diventavano causa dell'orgoglio e subentrava il nemico. Allora qual è la nostra strada? La nostra strada è muoverci verso l'apertura fondamentale della nostra fede, della nostra speranza, della carità divina in noi, l'amore puro. Questo è molto più difficile che ottenere un carisma. Certi carismi che lo Spirito Santo distribuiva oggi possono essere sperimentati anche nei movimenti satanici. Perché anche Satana può risvegliare certi poteri dell'anima. Buon Dio, per non viziare i suoi figli, ha ritenuto ritirare certi carismi. Non darli più. Perché nell'uomo che non desidera essere santo, immerso in Dio, possono essere di inciampo, di pericolo grande. È facile fissare gli occhi a Dio, attendere un miracolo, ammirare un miracolo. È molto più difficile aprirsi a Dio, essere riempiti dal suo Spirito Santo, che formi la nostra vita e la indirizzi verso la pienezza. Quest'ultimo è un impegno di ogni momento, nel nostro quotidiano, però è vicino ad ogni uomo. Perciò qui la precedenza hanno le persone umili, semplici, che non hanno delle ambizioni, le persone che amano Dio, che sono fiduci in Dio, che sono speranziosi. In questo senso sono le parole di San Paolo: nessuno può dire Gesù è il Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Ma noi siamo chiamati in questa giornata a esprimere che Gesù è il Signore in tutto, nelle nostre intimità, dove abbiamo sbagliato nel nostro passato. Lui era sulla croce e voleva offrirsi in questa giornata per noi, perché sbloccati possiamo avere la vita piena. Credere che Gesù Cristo è il Signore
vuol dire in ogni situazione aderire a questa verità. Di qui nasce una fiducia nella provvidenza di Dio. Perché lo Spirito di Gesù Cristo ci chiarisce tutto dentro, ci porta nella luce piena, nella comprensione reale della vita, del suo percorso. Gradualmente ci promuove e ci dà quelle grazie e quei doni che accompagnano la nostra buona volontà, il nostro desiderio di essere integri in Dio. Riconoscere Gesù Cristo Signore dell'universo vuol dire guardare con fiducia a Lui che governa tutto nell'universo. Non ci aggrappiamo alle notizie false, non ci aggrappiamo agli uomini che ci spiegano che cos'è nell'universo. La nostra vita, la nostra anima create a immagine e somiglianza di Dio, viene unita a Gesù Cristo e lo Spirito Santo chiarisce tutto quello che è utile e necessario per noi. Non ci mancherà nulla. Beato l'uomo che decide oggi a accogliere lo Spirito Santo, a indirizzarlo completamente a Gesù Cristo, Signore dell'universo, che mette tutte le cose a posto, porta la creazione nuova, passo dopo passo, e ci introduce nella vita col Padre. Beato l'uomo che oggi cominci a essere sottoposto in ogni situazione nello Spirito Santo al governante di tutto l'universo, Gesù Cristo. Quell'uomo non sbaglierà mai, potrà fare tutto, sarà in armonia con se stesso, sarà contento di se stesso, così come è fatto, senza una falsa competizione con gli altri. Nella sua originalità sarà costruttore della comunione in spirito per mezzo di Gesù Cristo. E questa è la Pentecoste. A noi è chiaro che la prima Pentecoste è venuta nella presenza della Madre Santissima Maria, con gli apostoli e discepoli riunita. In tutte le sue apparizioni lei non si è manifestata con clamore. Le parole erano semplici, piuttosto una madre presente, tenera, semplice. Eppure di questa donna semplice l'inferno trema. E quando si muove Satana, lei non lo neanche guarda, si direbbe non lo esorcizza, ma lui fugge da solo. Perché la nostra madre, la nostra regina, è immersa
nello Spirito Santo, in continuo, perennemente, e nello Spirito Santo in un rapporto perfetto col Padre per mezzo del Figlio. Nel Vangelo di Giovanni, oggi, Gesù ci dice pace a voi. È una parola grandiosa. Pace a tutti i problemi. Pace la risposta a tutti i problemi. Pace una sicurezza per la nostra vita. Pace che ha una dimensione dell'eterno, dove ci troveremo quando tutti entreremo con semplicità nella creazione nuova, senza bravura, senza gerarchie umane, senza categorie che pullulano nella nostra fantasia. Gesù dice pace a voi, non soltanto a uno. Quando gli individui, è un gruppo, un nucleo, accoglie questa pace, i problemi dei rapporti sono risolti, diventano un cuor solo, un'anima sola, perché sono riconciliati con Cristo nello Spirito Santo. Non è difficile notare che questo manca ai cristiani, alle parrocchie, alle comunità religiose. Questa immersione nello Spirito Santo. E questa è giornata della grazia perché tutti possiamo essere convertiti, immergendoci nel dono dello Spirito Santo che ci unisce col Padre per mezzo del Figlio, dal quale nasce la vita in tutti i suoi aspetti. E poi è bello sentire San Giovanni, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano discepoli per timore dei giudei. Qui è la parola discepolo, non apostolo. Discepoli sono gli apostoli, ma anche tutti quanti che seguono Gesù Cristo. Facciamoci oggi discepoli di Gesù Cristo, seguaci di Gesù Cristo che ci porta allo Spirito Santo. Lui risorto e si è presentato nello Spirito Santo con il Padre ai discepoli. Quella potenza trinitaria è entrata nei discepoli. Allora la conseguenza è questa. Come Padre ha mandato me, anche io mando voi. Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati. E a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati. A chi si aderisce a Gesù Cristo viene dato lo Spirito Santo, e nello Spirito Santo agisce la potenza trinitaria.
il massimo che può agire in un'anima, in un nucleo, in una comunità cristiana. La nostra capacità individuale di traboccare questa grazia sugli altri è portare il perdono. Non come parola, ma come potenza trinitaria, che libera gli altri. Ogni individuo che si chiama discepolo di Gesù, ogni comunità cristiana o trasmette questo dono o non è in pace con Cristo. E giustamente San Paolo dice che non ha spirito di Cristo, non gli appartiene. E noi ci chiamiamo il corpo mistico di Cristo. Se il corpo manca lo spirito, è la morte in quel corpo. E quanto il corpo è guasto, corrotto, non riceve la forza vitale, lo Spirito Santo da Dio, è morto. E che cosa trasmette? Trasmette la morte. Non per caso l'universo basso chiama la Terra il pianeta della morte. E noi vediamo dappertutto il sangue sulla Terra. Ancora peggio, ogni giorno davanti ai nostri occhi sono le cose tremende e non ci risvegliamo alla novità della vita. Ora, fratelli e sorelle, per noi è una giornata grandiosa, la discesa dello Spirito Santo. Ma è la responsabilità grandissima o accoglierlo o vivere vuoti, deboli, fragili, pieni di confusione, di tensioni, di guerra. Oggi dobbiamo fare la scelta: accogliere lo Spirito Santo o rimanere nello spirito del mondo, lo spirito di Satana. Io vi benedico tutti quanti con tutte le grazie che il Signore mi dà, in comunione con tutti gli strumenti straordinari, sublimi, ordinari. Io vi benedico perché voi vi immergiate nel silenzio in questa giornata, in tutti questi giorni fino alla solennità della Santissima Trinità, per gustare la grazia, per comprendere come potete essere felici e vivere la pienezza in voi, per prendere la responsabilità per voi e per tutta l'umanità, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.